Ciao a tutti, buongiorno. Siamo qui a Cam con Johnny Valdivia del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, Ci buongiorno a sono tutti. delle... È un po' che non ci vediamo, Un Johnny. po', un po'. Però ci sentiamo, ci siamo sentiti. Abbiamo visto che hai fatto tutto un percorso professionale, via, ti sei dato da fare parecchio in questo periodo, giusto? Bisogna darsi da fare, bisogna sempre crescere per migliorarsi. Ecco. Johnny Valdivia, ricordiamo tutti, entra in Italia come clandestino, Sì, come ok? clandestino tanti anni fa, ne parliamo, Tanti, tantissimi tanti anni. anni. E vuole, ama l'Italia, vuole intraprendere nel sociale e nel politico una carriera, si aggrega al Movimento 5 Stelle e cosa succede dopo? Allora, praticamente, sì, è giusto quello che hai detto, sono arrivato in Italia clandestinamente tantissimi anni fa, ho avuto un mio percorso da cittadino in tutti questi anni, sono stato sempre una persona che si è interessato della cosa pubblica, questo ha stuzzicato tanto, volermi mettermi in gioco e soprattutto rendermi utile, per gli amici, per i cittadini. Nel sociale anche. Nel sociale, sì, nel sociale. E questo mi ha spinto e mi sono anche riconosciuto nel mio movimento, quello che è il Movimento 5 Stelle. Ecco. Per cui hai fatto tante battaglie, tante prese di posizione, ti sei messo proprio veramente in gioco con la faccia. Certo, guarda, questa cosa è molto importante. Sì, mi sono messo in gioco, ci ho messo la faccia, ho portato tante, tante battaglie che hanno anche avuto cioè, un buon fine. Ecco, diciamo, ad esempio, quello che mi viene in mente in questo momento, una battaglia dove ci ho rischiato quasi, quasi, che ho rischiato di essere linciato. E mi sono arrabbiato che non mi hai avvisato. La famosa pista ciclabile a Milano, in zona Municipio 7, a Cusago, nella via Cusago, dove veniva puntualmente occupato questa pista ciclabile dai nomadi e che veniva anche utilizzato in tutte le forme, in tutte le maniere. Con una mia incursione, con tanto di videocamera, telefonino, denunciai lo stato di degrado che si creava in quella zona e finalmente, dopo tanti anni che alcuni politici promettevano che avrebbero sistemata questa situazione, neanche dopo una settimana, l'assessore di Milano Si è sistemato ha tutto. sistemato tutto. Sono passati già quasi 2 anni e da quella volta lì tutto è tornato nella normalità, non ci sono state più occupazioni in quella Quindi zona hai lì. ridato una parte della città ai cittadini. Sono riuscito con questa incursione, rischiando la mia persona, di dare questo Quella volta segnale. lì hai rischiato veramente. Però Infatti, non vabbè. lo fate, non fate queste cose. Adesso il Movimento 5 Stelle sta andando leggermente in difficoltà, queste sono le cronache, eccetera. Quindi nasce una nuova figura all'interno del Movimento 5 Stelle e mi hai appena dato un foglio dove è scritto che in Lombardia ci sono nove non mi Facilitatori, ricordo. facilitatori. Ecco, e tu sei uno di quelli. Che cos'è quella nuova figura qui? Allora, È importante dire qual è il assolutamente. tuo futuro lavoro. Allora, tieni conto che da quando noi siamo arrivati al governo, molti dei nostri portavoci, e lo dico, si sono impegnati, si impegnano lavorativamente, sia al Parlamento che alla Regione Lombardia. Fanno un lavoro veramente molto importante e a volte chi lavora seriamente non ha il tempo a volte di occuparsi di altre situazioni. Allora, giustamente, noi all'inizio ci siamo sentiti un attimino lasciati un pochino soli e questo l'abbiamo criticato. Io sono stato il primo a criticare questa situazione, ci siamo sentiti un pochino abbandonati. Allora Luigi Di Maio ci ha ascoltato, lui è venuto di persona a ascoltare noi attivisti del territorio e allora siamo partiti con un primo step che lo chiamiamo il team del futuro, dove si sono fatti già la selezione dei primi facilitatori nazionali. Adesso siamo passati al secondo step, dove si sta formando questo gruppo di facilitatori regionali al quale io mi sono candidato per fare quello che sempre ho fatto già nel territorio, no? Con il mio attivismo, dare una mano,
nelle campagne elettorali e il mio ruolo sarebbe di facilitatore per le relazioni interne. Quindi quello, come ti ho detto, di dare una mano ai gruppi locali in caso magari delle prossime elezioni che si possono presentare. È un lavoro molto difficile. Ah, ci tengo a dire una cosa, il ruolo di facilitatore è un ruolo che si farà a titolo gratuito. Nessuno di noi prenderà nulla, niente, zero. Zero. Quindi... Conoscendo il sistema del Movimento 5 Stelle, Internet avrà ancora un compito primario sulle vostre decisioni? Assolutamente sì. Allora, noi questa votazione, che ripeto è un voto all'interno del Movimento 5 Stelle, sarà fatta tramite la piattaforma Rousseau. Quindi tutti gli iscritti troveranno adesso a breve, in questi giorni, si pubblicherà chi sono le persone che si sono messe a disposizione per fare coprire questo ruolo di facilitatore, e nel quale tutti gli iscritti potete votare. Votate tranquillamente, scegliete i vostri. Chi può rappresentarvi? Sono tutti brave le persone che conosciamo da tanti anni e che sempre hanno lavorato per il Movimento 5 Stelle. Allora, il Movimento 5 Stelle si prepara al colpo, perché effettivamente un po' di perdita di consenso ce l'ha. Quindi il facilitatore vuole portare a sé vicino ancora gente. Certo, il lavoro del facilitatore sarà comunque quello di convogliere nuove persone, di informare, di fare dei tramite. Noi faremo dei tramite con i nostri portavoce a livello regionale, a sua volta faremo anche dei tramite per il nostro capo politico Luigi Di Maggio, per prendere delle decisioni, per convogliere il territorio, per lavorare meglio. Abbiamo perso dei consensi, fa niente, noi siamo dell'idea che dobbiamo lavorare per portare avanti quelle che sono state le nostre proposte. E poi chi vivrà vedrà, cioè, noi stiamo lavorando per migliorare. Il movimento si chiama proprio movimento perché siamo in continua evoluzione, movimentarsi. Però qualcuno adesso ormai lo definisce un po' partito, qualcuno. Vabbè, fa niente, lo chiamano come vogliono, a noi non ci interessa, a noi ci interessa portare avanti il nostro programma. Ricordo che tu sei uno di quelli della prima ora, ti ho visto... anni e anni fa anche a Cugiono, che quindi era fuori dalla tua area di operazioni e volevi proprio portare il 5 Stelle sull'area dell'Alto Milanese. Certo, e questo è una cosa importante, vedi, il ruolo del facilitatore finalmente potrà già indicare una persona che faccia questo lavoro, perché prima lo facevo volontariamente, come ti ho detto, sempre tranquillamente giravo i comuni diversi portando i gazebo, cercando di trovare altre nuove risorse, altri nuovi attivisti, e come ci siamo visti tantissimi anni fa, io sono partito nel 2011, ma proprio il mio attivismo è partito nel 2014, girando in territorio, andando nei comuni dove non c'era il Movimento 5 Stelle per raccogliere adesioni, ecco. Quindi in bocca al lupo per il tuo nuovo lavoro. Ancora non lo sappiamo. Secondo me ce la farai, perché alla fine sei ben visto. Poi ricordiamo che hai molti amici dentro all'interno del 5 Stelle. Grazie per gli auguri che mi stai facendo. Mi auguro, come ho detto, ripeto a tutti quanti, votate chi desiderate, tutti sono delle brave persone. E ti ringrazio anzi per questo invito, grazie mille, caro. Ciao a tutti. Ciao.